Apriamo la pagina sportiva con il ricorso dei ricorsi della Pistoiese, che purtroppo non è andato a buon fine in merito alla partita con il Forlì dello scorso ottobre. La gara fu vinta da Romagnoli per 2-0, ma l'arbitro sbagliò ad espellere un giocatore degli arancioni. Il ricorso appunto non è stato accolto. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato in ultimo appello inammissibile il ricorso della società arancione e confermato la decisione impugnata in appello dal Forlì. In prima istanza, lo ricordiamo, il verdetto era stato favorevole alla Pistoiese e si era deciso per la ripetizione del match. Se la Pistoiese vincerà il campionato, d'altronde meglio così, non ci sarà poi nessuno potrà trovare scusanti per quello che sarà il successo della Pistoiese. E domani proprio si torna a giocare, si torna in campo, Pistoiese impegnata in una partita difficile, la trasferta di Corticella. Pistoiese pronta a tornare in campo. Giovedì, nel turno prepasquale per la 34esima giornata di Serie D, gli arancioni sfideranno in trasferta il Corticella. La squadra di mister Consonni arriva a questo appuntamento forte di 8 vittorie consecutive e un primo posto da difendere. Il Corticella attualmente occupa la 6ª posizione in classifica, 47 punti, a pari merito con Riccione e Real Forte Querceta. Una società solida in questa categoria e in questa stagione ha collezionato 14 vittorie, 14 sconfitte e 5 pareggi, 53 le reti segnate, 56 quelle subite. I biancocelesti sono reduci da un pareggio 0-0 sul campo della Bagnolese. È una squadra che sta facendo bene, ha giocatori importanti davanti, è il secondo miglior attacco, quindi vuol dire che qualcosa di positivo ha, tanto ne abbiamo solo un obiettivo. Ah, sicuramente ci aspetterà una battaglia, ho visto che il campo non è in ottime condizioni, quindi ci sarà da mettersi l'elmetto, fare la guerra come abbiamo sempre fatto e cercare di continuare questa striscia positiva. E andare a vincere a Corticella fuori casa sarebbe un ulteriore passo verso il nostro sogno, noi la prepareremo sempre al massimo come abbiamo sempre fatto, cercando di recuperare energie. Poi adesso la cosa positiva è che abbiamo recuperato praticamente tutti i giocatori, a parte quelli gli infortuni un po' più grossi, quindi c'è una rosa ampia e tutti, credetemi, si impegnano al 300% per cercare di dare il loro contributo. Purtroppo c'è qualcuno che non deve scendere in campo, non può scendere in campo, ma sarebbero veramente da premiare tutti, sia chi gioca, chi non gioca, chi va in tribuna, perché c'è un gruppo veramente molto unito che sin da quando ci siamo focalizzati sul nostro obiettivo stiamo remando tutti dalla stessa parte. Ormai mancano 5 partite, quindi bisogna farsi trovare tutti pronti. E naturalmente, come sempre, quando la Pistoiese gioca in trasferta, ci sarà la diretta sulla nostra rete, appunto, dell'incontro tra Corticella e Pistoiese. E domani in campo anche l'Aglianese, si gioca al Bellucci contro proprio il Forlì. Andiamo a sentire il centrocampista Simone Perugi alla vigilia della partita. Reduce dal pareggio a reti inviolate sul campo del Sant'Angelo, l'Aglianese torna a giocare ad Aiana, alla Bellucci, dove arriverà il Forlì. Terza forza del campionato, con ormai perse speranze di promozione diretta, ma sicuramente un ospite non facile da affrontare. Arriviamo carichi perché comunque veniamo da una prestazione importante dove ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca perché volevamo e potevamo portare a casa 3 punti. Arriva una squadra forte, molto forte, però noi ci stiamo allenando, stiamo preparando bene la partita e ci faremo trovare pronti. I neroverdi si trovano 8 punti dalla zona play-out e cercheranno di conquistarne altri per una tranquilla salvezza quando mancano 5 giornate alla fine della stagione. Una squadra che ha dimostrato di aver ritrovato forza e consapevole che può giocarsela anche con le prime della classe. No, siamo contenti perché comunque il nostro obiettivo era i 45 punti, ora abbiamo un altro obiettivo, noi ogni partita per partita, le ultime 5 che rimangono, vogliamo ovviamente portare a casa la posta in palio più alta e vedere un po' che succederà. Ecco. Quindi un giovedì sportivo tutto da vivere, ricordando che nel basket invece la Giorgio Tesi Group giocherà sabato in anticipo per chiaramente il giorno di Pasqua a Cremona, la seconda partita della fase ad orologio. E a dir poco in attesa è arrivata nel pomeriggio la notizia della squalifica del tecnico dell'Hockey Club Pistoia Filippo Treno per 3 giornate. La motivazione ufficiale del giudice sportivo recita: per avere a fine gara più volte spinto e strattonato il medico di campo della squadra avversaria.
Con la stessa motivazione è stato squalificato per altrettanti turni anche il dottore della formazione Pisana. Va ricordato che Trena aveva lamentato un'aggressione da parte dello stesso medico e di alcuni giocatori e dirigenti del CUS Pisa, in seguito alla quale era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per questo lo stesso tecnico non aveva escluso di passare a vie legali. Per la cronaca il match era terminato 1-1, il risultato è stato omologato. La rissa era avvenuta a fine partita. E andiamo a parlare anche di rally, vittoria della Jolly Racing Team in Maremma. È una vittoria cristallina quella conquistata da Jolly Racing Team sulle prove speciali del trofeo Maremma. La squadra pistoiese si è congedata dal secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6, ambientato in provincia di Grosseto, elevandosi sul primo gradino del podio riservato alle scuderie. Un risultato maturato grazie alle performance dei propri portacolori in gara. Quarto nella classifica assoluta è risultato Roberto Tucci. Il pilota, affiancato da Saur Farnocchia sulla Skoda Fabia Rally 2 Evo di MM Motorsport, si è distinto in un confronto di elevato contenuto qualitativo, concretizzando un risultato in linea con le aspettative. Una quarta posizione assoluta, quella conquistata dal driver, maturata grazie ad un livello di feeling con la vettura ben consolidato, particolare che gli ha consentito di prevalere su competitor di lunga esperienza, veterani del palcoscenico nazionale. È stata una gara molto impegnativa, il livello devo dire è molto alto, l'ho riscontrato dal cronometro, è stata una battaglia fino all'ultimo giro, il tempo, il meteo ha falsato tutto, è stato un indovinello. E abbiamo azzardato la speranza che ormai piovesse, invece purtroppo sulla penultima prova abbiamo trovato l'asciutto, abbiamo vanificato un po' quello che erano le possibilità di arrivare in fondo. Vittoria di classe Rally 4 per Giacomo Vargiu e Luca Macrini, equipaggio che ha conquistato anche la 15ª piazza assoluta. Sfortunato ritiro per Francesco Paolini e Marco Nesti, avvenuto quando la loro Renault Clio Super 1006 si stava lottando il vertice tra le vetture a trazione anteriore. Rimanete con noi, torniamo fra pochissimo per le ultime novità.